Immaginare il futuro, lo studio come impegno verso l'altro, è stato questo il tema dell'incontro organizzato dal Dipartimento di Studi Storico-Religiosi della Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Ateneo della Sapienza in collaborazione con la Cappella Universitaria. Lo studio come impegno verso l'altro, perché l'organizzazione di questo incontro? Perché vogliamo cogliere in prospettiva per il futuro della formazione delle nuove generazioni la validità della formazione attraverso lo studio, ma anche recuperare il senso dello studio e ricondurlo alla collettività, cioè alla condivisione del sapere e non solo alle finalità di formazione individuale, di professionalizzazione, che sono fondamentali ed importanti, ma che non sono l'ultimo sbocco della competenza che si acquisisce con lo studio. Nell'immaginare l'atto dello studio si immagina un atto solitario, ma oggi è un atto di condivisione con l'altro. Sì, senz'altro è questo, altrimenti non avrebbe senso, no? Lo studio è approfondimento e comunicazione e quindi è il rapporto con l'altro, è crescita reciproca l'uno con l'altro. Ecco, questo è il senso un pochino del nostro lavoro, un lavoro che mira alla persona, mira al singolo, mira a estrarre da una massa indistinta il singolo, la sua intelligenza e la sua umanità. Ospite della giornata, la scrittrice Rossana Campo, tra gli autori più significativi della sua generazione, che ha fatto degli antieroi e degli esclusi uno dei punti di forza della sua opera e che ha messo a disposizione degli studenti la sua esperienza. Che cosa consigliereste ai giovani che cercano di fare chiarezza sul proprio percorso di studi e non riescono a immaginare il proprio futuro lavorativo? Ma ai miei tempi si diceva che la laurea più inutile era la laurea in lettere, in filosofia. Credo adesso, guardando un po' le cose, ci siano altre lauree, altri studi che sono diventati quasi inutili, però così forse sono un po' utopista, ma credo che bisogna comunque studiare quello che amiamo, quello che sentiamo, che corrisponde insomma a noi stessi, al nostro modo di vivere, di stare nel mondo. Per cui studiate quello che sentite e continuate così senza arrendersi, anche se in Italia insomma, la situazione non è proprio delle più brillanti. Un momento di confronto in cui gli studenti presenti hanno avuto la possibilità di esprimere dubbi e paure sul proprio futuro. Che cosa consiglierebbe ai giovani che non riescono a immaginare il proprio futuro? Beh, innanzitutto io spero che ciascuno di noi abbia una passione e possa seguirla. E io sono convinta che seguendo una passione si scopre il futuro, anche adesso, anche di questi tempi. L'importante è non farsi dirigere dagli altri, ma di cercare di andare dove si vuole comunque.